Buongiorno a tutti, siamo qua con una nuova puntata dello Zibaldone con Sergio Magaldi, che oggi ci porterà nel mondo di Giordano Bruno e della magia rinascimentale. Ciao Sergio. Ciao Massimo, buongiorno a tutti. Buongiorno, credo che quando andrà in onda sarà sera, comunque. È possibile, anzi è matematico perché andiamo alle 19. Niente, ti lascio la parola, portaci Sì, dentro questo per mondo. la verità avrei voluto cominciare dalla nascita di Bruno, però rispetto a qualcosa che poi dirò, cioè soffermandomi, come vedremo, sull'eventualità di quale giorno e a quale ora Bruno sia nato, ma comincerò invece dalla morte, perché mi è capitato di trovare una lettera che è quella che il segretario di Stato, Cardinal Sodano, inviò per conto di Giovanni Paolo II, nel 2000, cioè in occasione del 400° anniversario della morte di Bruno, inviò e quindi praticamente è il pensiero del Papa che qui corre in questa lettera, è una lettera inviata al preside della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, che aveva deciso di dedicare il convegno per il 400° anniversario della morte a Giordano Bruno. Dal titolo, anche il titolo è abbastanza significativo: Giordano Bruno, oltre il mito e le opposte passioni, una ricognizione storico-teologica. Allora, io non leggerò tutta la lettera, ma solo alcuni aspetti. Questo perché lo faccio? Perché volevo rendere, diciamo, noto qual è l'atteggiamento della Chiesa ancora di fronte a Giordano Bruno. Scrive il Cardinal Sodano per conto di Giovanni Paolo II: Reverendo Preside, con lettera del 18 gennaio, ella ha voluto cortesemente segnalare al Santo Padre l'iniziativa del convegno che codesta facoltà teologica celebrerà il 17 e 18 febbraio del corrente anno 2000 sul tema Giordano Bruno, eccetera, eccetera, oltre il mito, eccetera, eccetera. E ha altresì illustrato il senso che, nell'ottica del grande giubileo, si intende dare al convegno stesso. L'anno giubilare costituisce per la Chiesa un'occasione privilegiata per ravvivare e celebrare la sua fede in Cristo. È per questo che, tra i segni del giubileo, il Sommo Pontefice ha posto quella della purificazione della memoria, chiedendo a tutti un atto di coraggio e di umiltà nel riconoscere le proprie mancanze. Sua Santità ha preso pertanto, saltando perché sennò la lettera è troppo lunga, Sua Santità ha preso pertanto con piacere che appunto con questi sentimenti codesta facoltà intende rievocare Giordano Bruno, che il 17 febbraio del 1600 fu giustiziato a Roma in Campo dei Fiori. Questo triste episodio della storia cristiana moderna è stato talora assunto da alcune correnti culturali come spunto ed emblema di un'aspra critica nei confronti della Chiesa. Lo stile di dialogo inaugurato dal Concilio Vaticano II ci invita a superare ogni tentazione polemica per rileggere anche questo evento con spirito aperto alla piena verità storica. In realtà, continua la lettera, sulla base di aggiornate ricerche svolte da studiosi di diverse ispirazioni, sembra acquisito che il cammino del suo pensiero, cioè di Giordano Bruno, svoltosi nel contesto di un'esistenza piuttosto movimentata e sullo sfondo di una cristianità purtroppo divisa, lo abbia condotto a scelte intellettuali che progressivamente si rivelarono su alcuni passi decisivi incompatibili con la dottrina cristiana. Resta il fatto, e qui viene l'aspetto, direi,
dove si formula il giudizio complessivo, resta il fatto che i membri del Tribunale dell'Inquisizione lo processarono con i metodi di coazione allora comuni, pronunciando un verdetto che in conformità al diritto dell'epoca fu inevitabilmente foriero di una morte atroce. Non sta a noi esprimere giudizi sulla coscienza di quanti furono implicati in questa vicenda. Quanto emerge storicamente ci dà motivo di ritenere che i giudici del pensatore fossero animati dal desiderio di servire la verità e promuovere il bene comune, facendo anche il possibile per salvargli la vita. Oggettivamente, tuttavia, alcuni aspetti di quelle procedure, e in particolare il loro esito violento, non possono costituire oggi per la Chiesa un motivo di profondo rammarico. Conclude la lettera dicendo: affido a lei, signor Prese, il compito di trasmettere questi pensieri ai partecipanti al convegno. Ora, se noi vediamo, quindi c'è un generico rammarico, peraltro esteso ad altri casi simili, ma c'è nella sostanza, ci sono nella sostanza due considerazioni che lasciano perplessi. Cioè, uno, che stiamo parlando della cristianità, stiamo parlando del mondo cristiano, e dire che quelli erano, diciamo, le conformità del diritto dell'epoca per cui si somministrava la morte per rogo, insomma, detta da, sia pure a distanza di 400 anni, ma riferita alla cristianità, fa può pensare. E l'altro aspetto è che nella sostanza si dice che Giordano Bruno era troppo contrario al cristianesimo e che comunque i giudici fecero di tutto per salvargli la vita, cosa vera e non vera insieme. Perché al di là di tutto, ma comunque avremo modo di parlarne, in realtà Giordano Bruno non viene mandato a rogo per le imputazioni che gli vengono espressamente contestate, che poi si riducevano ad otto, no, alla fine, ma è tutto il suo pensiero che è in contrasto con la Chiesa. In realtà, quando si dice che Giordano Bruno avrebbe potuto accettare, no, di pentirsi, infatti lo si chiama eretico impenitente, non si calcola il fatto che la Chiesa aveva probabilmente già deciso di eliminarlo, perché non si tratta di una semplice affermazione. Se guardiamo, per esempio, o diciamo che il motivo della condanna è che avesse sostenuto che la terra non era ferma, o che il sistema tolemaico era superato e che quindi il nuovo sistema era l'eliocentrico, come sostenne Copernico. Bene, Copernico fu condannato. Allora, Copernico scrive il De Revolutionibus Orbium Celestium nel 1543, l'anno che poi muore. La condanna della Chiesa arriva nel 1616. C'è di più: Cusano, il cardinal Cusano, Niccolò Cusano, scusate, era tedesco, cardinale di Bressanone, aveva scritto già nel 1400 che la terra non era al centro dell'universo. Quindi, voglio dire, la Chiesa non condannava, è vero che quello era tedesco e che quindi le condanne soprattutto riguardavano coloro che stavano in Italia o in Spagna, ma insomma non c'era un atteggiamento, la Chiesa in certi casi faceva finta di non capire, perché tanto la concezione imperante era quella legata al sistema geometrico tolemaico, insomma, no? Va bene, chiudo su questo e ritorno invece
alla questione della nascita. Perché dico la questione della nascita? Perché c'è, per chi abbia interesse, ma c'è una questione relativa al fatto che Vincenzo Spampanato, che scrive una biografia di Giordano Bruno, parla di nascita tra il gennaio e il febbraio del 1548, laddove gli è stato contestato, sulla base di alcuni calcoli dal momento in cui fu elevato sacerdote, che si ritiene 1572, ma altri dicono 1573, lui, siccome per essere ordinato sacerdote doveva aver compiuto 25 anni, e dai calcoli che vengono fatti, lui non poteva essere nato a gennaio e febbraio, ma un po' più avanti. Le voci in contrasto con Spampanato sono queste. Si dice Giordano Bruno, che pure si interessò di astrologia, tanto che quando fu arrestato l'Inquisizione veneziana, ricordò di aver pubblicato molti anni prima a Venezia, dopo essere fuggito dal convento di San Domenico Maggiore, dove aveva studiato, eccetera, ricordò di aver pubblicato a Venezia un opuscolo, pare intitolato Dei segni dei tempi, in cui si parlava di astrologia. Bene, chi critica la nascita di Bruno tra gennaio e febbraio del 48 lo fa in base ad alcune considerazioni. Cioè, si dice Bruno non parla mai di precisi aspetti astrologici riferiti a se stesso, però ci sono due casi in cui cita degli aspetti astrologici, cioè nel Candelaio, la commedia scritta negli anni napoletani, quindi tra il 72 e il 76, ma pubblicata poi nel 1582 a Parigi, uno dei protagonisti, certo Bonifacio, che poi è il candelaio, si dice che aveva ricevuto il grado 27° dei gemelli e di un altro personaggio, Corcovizzo, si dice che avesse come ascendente l'Ariete. Allora, questi altri studiosi hanno ritenuto che queste due date possano dirci qualcosa sull'ora e la nascita di Giordano Bruno. È una ipotesi molto labile, anche perché questi due personaggi, per chi ha letto il Candelaio, per chi ha visto anche rappresentare il Candelaio, sono personaggi abbastanza negativi, o perlomeno sono presi in giro da Bruno. Quindi è poco probabile che lui abbia attribuito a questi due personaggi delle date che si riferivano a se stesso. Resta quindi molto più probabile la data tra gennaio e febbraio, mentre l'altra data sarebbe quella del 5 maggio. L'ora invece sarebbe posta, sulla base dell'ascendente Ariete, sarebbe posta tra le 3 e le 4 della mattina. Bene, io ho qui davanti una carta del cielo, fatta per una data che grosso modo è compresa tra gennaio e febbraio. Non varia molto, varia l'ascendente, varia la domificazione delle case, ma non variano i pianeti, la posizione dei pianeti. Dico questo perché siamo nel tema, no? L'astrologia non solo era negli interessi di Bruno, ma come vedremo
è parte integrante di tutto il discorso sui filosofi maghi del Rinascimento. Bene, in questa carta del cielo, in un'ipotetica rinascita, no? del primo febbraio, per esempio, o comunque di quei giorni lì, abbiamo una cosa interessante, anzi più di una cosa interessante, perché abbiamo il Sole in acquario congiunto a Plutone e a Venere, che indica una grande energia, una grande solarità, che era proprio poi di Bruno. Abbiamo però la congiunzione, poi addirittura, se noi prendiamo come ora di nascita quelle tra le 3 e le 4, abbiamo addirittura in dodicesima casa, ma lasciamo perdere le case perché diventa veramente difficile parlare delle case non sapendo nulla o quasi nulla, ma comunque abbiamo la congiunzione Marte-Saturno, e in questo caso sarebbe in dodicesima casa, il che è indice, no, di quantomeno di disgrazie, insomma, no, dal punto di vista dell'astrologia divinatrice. Ma poi abbiamo la Luna, questo a prescindere dalla casa in cui si trova, abbiamo la Luna in Scorpione, che cioè la Luna in caduta, e in più abbiamo Urano in una posizione che, anche qui, se diamo retta all'orario e quindi alla domificazione, che io però considero improbabile, addirittura Urano in ottava. Ecco, per chi conosca un po' di astrologia, questo ha dei significati, tutto questo che ho detto ha dei significati molto precisi. Una vita geniale, una personalità geniale, quale è indicata dal Sole congiunto a Plutone e a Venere, e al momento appunto della nascita, e poi però molte problematiche legate alla Luna e Scorpione e alla congiunzione tra Marte e Saturno. Bene, chiudiamo questa parentesi. In realtà voglio subito dire una cosa. Giordano Bruno è stato variamente considerato dal punto di vista filosofico, no? Diciamo che fino agli anni 60 Giordano Bruno era considerato un filosofo panteista, Deus ibi natura, Dio natura, no? Poi intervengono gli studi di Francis Yates, che ci parla di un Giordano Bruno ermetico. In realtà è sorprendente sia, diciamo, la prima attribuzione, almeno in Italia, sia la seconda. Perché? La prima, perché si limita ad esaurire il discorso su Bruno in termini, per così dire, freddamente filosofici. Soprattutto questo Bruno qui sarà poi molto ripreso dall'idealismo, per la dialettica finito-infinito che gli appartiene, ma anche la scoperta, tra virgolette, della Yeats, in fondo non è una vera scoperta, perché non c'è dubbio che Giordano Bruno abbia tenuto presente i suoi tempi. E quali sono questi tempi? E sono i due secoli, sostanzialmente, dal 400 fino alla morte di Bruno, alla fine del 500, in cui si parla, no, di umanesimo e di rinascimento. Cosa sta avvenendo? Cosa è avvenuto? Intanto l'umanesimo è la riscoperta, no, come tutti sanno, la riscoperta dei classici, resa possibile anche poi dopo la metà del 400 dalla caduta dell'impero romano d'Oriente, e quando arrivano i turchi, e quindi molte personalità del mondo bizantino
giungono in Occidente, come Giorgio Gemistoplitone, come Bessarione ed altri, eccetera. Ma poi questo periodo si caratterizza per delle novità assolute, tanto per fare alcuni riferimenti, no? Dico, abbiamo diciamo la, non solo la caduta dell'impero romano d'Occidente, abbiamo due anni dopo l'invenzione della stampa, nel 1463 abbiamo la traduzione voluta da Cosimo dei Medici del Corpus Hermeticum da parte di Marsilio Ficino, che porterà a termine questa traduzione poi verso gli anni 70, e ancora abbiamo poi sempre in questo periodo la scoperta dell'America nel 1492, la riforma luterana nel 1517 e la rivoluzione copernicana, come dicevo prima, del 1543. Quindi è tutto un periodo in cui il mondo cambia, no? Il mondo cambia, ma soprattutto dal punto di vista che ci interessa, c'è appunto il contatto tra questi scritti ritenuti ermetici e i filosofi maghi, cosiddetti anche maghi del Rinascimento. È vero che poi nel 1614 Cosabon dimostrerà che questi scritti del Corpus Hermeticum, come pure l'altro scritto, l'Asclepio, che sarà tradotto un po' più tardi, non appartengono al mitico Ermete Trismegisto, ma sono scritti in realtà del secondo, terzo secolo dopo Cristo, e tutt'al più hanno echi di filosofie dell'età ellenistica. L'età ellenistica, per capirci, è quella che si può datare dalla morte di Alessandro Magno fino al 31 a.C., quando la grecità si diffonde, no, nei cinque regni in cui si suddivide l'impero di Alessandro Magno. E la filosofia greca si struttura in varie scuole, no? Appaiono i cinici, appaiono gli epicurei, cioè Epicuro, con la scuola del giardino, appaiono gli scettici, ma soprattutto appare lo stoicismo, la scuola dello stoa, il portico in greco. Lo stoicismo è presente come filosofia ellenistica, è appunto presente come ispirazione del Corpus Hermetico, no? Però non c'è dubbio che il Corpus Hermetico non è affatto, no, l'opera del tre volte grande Ermete Trismegisto egizio, e quindi non ci dà effettivamente, se non in minima parte, cognizione del sapere, della sapienza egizia, bensì è un coacervo di suggestioni dettate dalla filosofia ellenistica dello stoicismo, dal neoplatonismo di Plotino, da vaghe altre suggestioni dovute ai caldei, ai magi, ma nulla di più di questo, insomma. Bene, è indubbio tuttavia che i filosofi maghi del Rinascimento ebbero un'importanza notevole nel pensiero, nell'elaborazione del pensiero di Bruno. Lo ebbero però, attenzione, da un punto di vista, per così dire, dello svolgimento di un sistema, ma non certo dal punto di vista della sua filosofia. In sostanza direi che Bruno non si può definire né panteista
tout court, cioè Deus secondo la formula del Deus in natura, né si può definire esclusivamente un mago o un filosofo ermetico. È vero che la concezione del mago allora è molto diversa da quella che noi in genere attribuiamo oggi, no? Lo stesso Giordano Bruno dice: magus significat hominem sapientem cum virtute agendi, cioè mago significa l'uomo sapiente, nel senso l'uomo che conosce e che agisce di conseguenza con virtù. Ma perché questo? Perché per magia questi filosofi intendono in realtà la magia naturale, intendono cioè la capacità di leggere nel libro della natura e di collegare tra loro i vari aspetti della natura. Quando Giordano Bruno pubblica a Parigi i tre libri sull'arte della memoria, arte che chiamerei magica della memoria, cioè il De Umbris Idearum, l'Ars Memoria e il Cantus Circeus, Giordano Bruno, che poi tra l'altro diverrà noto proprio per l'insegnamento dell'arte della memoria, bene, Giordano Bruno rivoluziona i sistemi che c'erano stati fino allora a servizio, per così dire, dell'arte del ricordare, dell'arte della memoria. E fino a quel momento ci si basava sulle indicazioni contenute nello scritto Ad Erennium, che era stato attribuito a Cicerone, ma che in realtà era di derivazione greca, nel quale si parlava di come ritenere delle cose da ricordare, e ci si basava su l'attribuire, no? Si prendeva per esempio una casa e ad ogni stanza della casa connetteva un qualcosa da ricordare, dopodiché l'immagine delle varie stanze permetteva appunto il ricordo. Questo metodo fu usato anche con gli edifici, anche con i segni zodiacali, per cui ad ogni segno zodiacale corrispondevano delle cose da ricordare. L'immagine provocava il ricordo. Bene, sulla base di quello che aveva fatto o scritto Raimondo Lullo nell'Ars Magna, Giordano Bruno innova da questo punto di vista e crea delle ruote con le lettere alfabetiche, anche quelle ebraiche, eccetera. Ma più che questo, comincia a considerare i vari aspetti della natura. Per esempio, un pianeta, a un pianeta corrispondevano tutto quello che ubbidiva le qualità di quel pianeta, no? Per esempio, se si trattava del sole, l'animale per eccellenza era il gallo; se si trattava di Saturno, gli animali per eccellenza erano i pipistrelli, e così via. Ma non solo questo, anche le pietre, anche i metalli, tutto questo veniva indicato, perché questi elementi poi servivano alla costruzione delle immagini e alla costruzione di talismani. In questo senso si praticava la magia, ma era una magia che si riferiva direttamente alla natura. Però da questo parlare di Giordano Bruno come filosofo ermetico o mago, secondo me ce ne corre. Vero è d'altra parte scusate, il rapporto che c'è tra Giordano Bruno e il Corpus Hermeticum o l'Asclepio.
se noi vediamo in particolare cosa c'è scritto nel Corpus Hermeticum, ci renderemo conto del rapporto che queste concezioni contenute nel Corpus Hermetico sono presenti nella filosofia di Bruno, ma in senso molto lato. Vorrei soffermarmi proprio sul Corpus Hermeticum e sull'Asclepio, per poi la prossima volta entrare nel merito delle singole opere di Giordano Bruno. Voglio dire ancora, prima di soffermarmi appunto sul Corpus Hermeticum, che Bruno è un pensatore originale ed è ovvio che risenta della sua epoca, che risenta quindi dei filosofi maghi del Rinascimento, che risenta delle influenze di Erasmo da Rotterdam, delle influenze di Niccolò Cusano, delle influenze di Marsilio Ficino e via via, no? Ma non c'è dubbio che lui non è però debitore a nessuno di questi grandi filosofi maghi del Rinascimento. Perché? Perché la sua elaborazione è completamente originale. Si discuteva tempo fa in una trasmissione in relazione a qualcuno che aveva detto che in fondo Giordano Bruno usa del sincretismo, non ha una sua originalità, ma basterebbe leggere Bruno per rendersi conto che tutta la sua filosofia non scaturisce da trattati così come avevano fatto gli altri. La sua filosofia vive nei dialoghi delle sue opere, soprattutto nelle sei opere londinesi, no? Di cui parlerò la prossima volta, e lui si dimostra filosofo, poeta, uomo di teatro, perché oltre al Candelaio tutto è scritto in forma dialogica, e né si può dire, come purtroppo è stato detto, che Giordano Bruno si colloca alla fine di un'epoca, cioè quella in cui la magia prevale sulla scienza, perché poi invece nel 600 dopo di lui si affermerà la scienza, cioè fare in Giordano Bruno un filosofo a limitare tra il passato e la modernità è un errore. In realtà Giordano Bruno è la modernità. Se si ha la pazienza di leggere Bruno, perché è un po' difficile, no? Più facile forse leggere le opere latine che non quelle in volgare, perché il volgare, oltretutto, è il volgare dell'Italia meridionale, quindi è un po' faticoso da comprendere. Ma se si supera questo ostacolo della lingua, Giordano Bruno ci insegna la modernità, ma in tutto e per tutto, con delle intuizioni anche di carattere scientifico. Lui che non era uno scienziato nello stretto senso della parola, no? E basti per esempio quello che scrive nella Cena delle Ceneri, dove parla di Copernico, riconoscendogli il merito di aver appunto sostenuto l'eliocentrismo, dove peraltro però lui poi corregge l'eliocentrismo di Copernico, nel senso che per Copernico in realtà il mondo restava finito, mentre per lui il mondo è infinito. E in più, tenendo presente quello che aveva scritto un discepolo di Copernico, cioè Oslander, il quale
pubblica tra l'altro l'opera di Copernico proprio quando il suo maestro sta per morire e se ne esce con una battuta che Giordano Bruno ricorda appunto nella Cena delle Ceneri e dice: ma in realtà Copernico ha scritto, no, che il Sole è al centro e che la Terra gira intorno per facilitare i calcoli del movimento dei pianeti. E qui naturalmente Giordano Bruno insomma, se la prende un po' con questa battuta dicendo che Copernico non ha avuto tutto il coraggio di andare fino in fondo, cioè l'implicazione che la rivoluzione copernicana portava sul piano della cosmologia, no? E a questo proposito, volevo leggere solo qualche riga di quello che Teofilo nella Cena delle Ceneri, Teofilo in realtà è il nome che in realtà nasconde la stessa persona di Giordano Bruno nel dialogo della Cena delle Ceneri. E qui forse qualcuno dirà che Giordano Bruno aveva una grande opinione di sé. Sì, aveva una grande opinione di sé, no? Questo è indubbio, ma è anche indubbio che quello che qui scrive Teofilo corrisponde a verità. Ascoltate queste poche righe. Or ecco quello che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo, fatte svanire le fantastiche muraglie delle prime, ottave, none, decime e altre che vi s'avessero potuto aggiungere sfere, per relazione dei vani matematici e cieco veder di filosofi volgari. Cioè, Giordano Bruno gli riconosce qui Teofilo nel dialogo che ha sgombrato il cielo. Ha sgombrato il cielo perché, come era nella impostazione geometrico-tolemaica, si riteneva che ogni pianeta fosse compreso in una sfera, quindi c'erano sette pianeti, sette sfere, poi c'era l'ottava sfera, quella delle stelle fisse, che racchiudevano questi corpi, eccetera. E qui Giordano Bruno ha spazzato via tutta questa concezione e quindi ha utilizzato appieno il concetto nuovo della Terra, appunto, che non è più al centro dell'universo, ma come tutti gli altri pianeti gira intorno al Sole. Io mi fermerei. Volevo parlare del corpus ermeticum e dell'Asclepio, ma forse prima volevo sentire te, Massimo, se hai qualche cosa da chiedermi, qualche suggestione. Chiedere a Sergio Magaldi qualcosa di originale ed intelligente in questa trazione è anche abbastanza difficile. No, il tuo racconto splendido, tantissime suggestioni. Adesso, come hai detto, magari non so se anche per la scuola. Lo scopo era questo di far vedere, no, attraverso un esame, sia pure generico, insomma, del corpus hermeticum e dell'Asclepio, in che misura Giordano Bruno è debitore di questi scritti, e si vedrà che lo è in minima parte e che la filosofia poi sua contenuta nei dialoghi londinesi è completamente un'altra cosa, anche se indubbiamente si rifà a queste suggestioni che erano state attribuite ad Hermeto e Trismegisto e che in realtà invece appartenevano alle scuole filosofiche, la più tarda forse lo stoicismo, ma poi il neoplatonismo e via dicendo. Quindi il corpus ermeticum e l'Asclepio li tratteremo nella seconda Le puntata del tratteremo mese. in apertura a questo punto, perché si è fatto tardi, le tratteremo in apertura per poi analizzare più propriamente le opere di Bruno, no? Certo. Ci
Cioè, il discorso poi è un po' questo, forse tu mi chiederai perché parlare di Bruno oggi, no? Forse c'è questa tacita domanda, ma perché appunto, come ho detto prima, Bruno è la modernità. Senza Bruno non si capirebbe nulla dei secoli successivi. Sembra esagerato, ma non lo è, perché effettivamente lui non è l'ultimo del passato, come spesso è stato detto, ma è il pioniere del futuro. Comunque, vabbè, ne parleremo. È estremamente affascinante, è proprio con questo tuo suggerimento che hai dato tu, no? Perché leggere Giordano Bruno oggi è sicuramente straordinariamente interessante, come interessante è capire davvero la sua originalità, su cui hai l'originalità del suo pensiero, su cui hai sicuramente calcato un po' la mano. Quindi mi fa piacere pensare appunto alla prossima puntata, dove sicuramente potrai portarci dentro questa originalità che hai già in qualche modo introdotto ampiamente, parlando appunto delle opere che hai appena enunciato. Sì, appunto, perché Bruno è difficile da riassumersi, bisogna leggere le sue opere, perché c'è una genialità di scrittore, a prescindere dalla originalità filosofica, c'è una sua originalità come scrittore. Ogni brano di Bruno è, come dire, denso di concetti, ma poi c'è anche dell'ironia spesso, no? Anzi, ne fa anche tanta. Per esempio, quando parla della Santa Sinità, insomma, no? Oppure prendiamo alcune scene del Candelaio, sono di una grande capacità letteraria basata sull'ironia. Quindi è improprio dire Giordano Bruno era grande, non era grande, era, come dire, sincretista e così via, no? Giordano Bruno è effettivamente originale in tutti gli aspetti della sua opera. Nessuno scriveva come lui, nessuno aveva il coraggio di parlarci di filosofia in un dialogo in cui magari correvano anche battute oscene, perché lui riteneva che la filosofia dovesse essere congiunta alla vita, non riteneva possibile una filosofia staccata dal mondo, no? La filosofia doveva essere la lettura della realtà in qualche misura. Ecco, vabbè, ne parleremo meglio la prossima volta, insomma. Senz'altro, magari approfondendo questi due aspetti che a me personalmente affascinano tantissimo, cioè il suo essere incredibilmente eclettico ma graffiante e anche estremamente pungente anche nei suoi attacchi, certo, potremmo chiamarlo oggi all'establishment. E poi certo, a me ha sempre affascinato tantissimo, tenuto quasi magico, la sua attitudine al viaggio, cioè in un'epoca decisamente diversi secoli fa, è incredibile seguirlo in tutte le sue dopo la fuga dal convento di San Domenico Maggiore, è in Italia, no? Poi arriva, a Ginevra, prima a Tolosa, dove insegna. Allora era ancora copernicano, scusate, tolemaico, no? A proposito di Tolomeo, ho dimenticato di dire che Tolomeo è un grande personaggio del passato, egizio, no? Vive tra il primo, cioè tra il 100 e il 168 dopo Cristo. Aveva scritto l'Almagesto, che era il più grande trattato di astronomia dell'epoca di allora, e poi aveva scritto un'opera che io ho trovato sempre molto interessante, che è il Tetrabiblos, che è l'opera di astrologia, l'Almagesto è opera di astronomia, dove si parla di Sole e Luna, che secondo lui sono pianeti che girano attorno alla Terra,
Tra l'altro, a questo proposito, Giordano Bruno sarà il primo a distinguere tra Sole e Luna e gli altri pianeti. Che poi distinzione che poi passò: Sole e Luna sono dei luminari e i pianeti sono altra cosa, no? Perché? E qui entriamo proprio in un'ottica che è quella di Bruno, perché Sole e Luna sono in prevalenza dotati di fuoco, laddove gli altri pianeti sono dotati di terra ed acqua. Questi sono i quattro elementi della tradizione di allora che circolavano sempre, no? Ecco. Però ritornando al Tetrabrivios di Tolomeo, è veramente un'opera indispensabile per chi voglia studiare di astrologia, al di là del fatto che lui sia per il sistema geocentrico, però il Tetrabiblos è un compendio, un'opera robusta, ma molto molto interessante, perché per la prima lui poi se la prende contro proprio Tolomeo, se la prende contro i ciarlatani dell'astrologia, perché lui fa un discorso che vuole essere nel suo ambito scientifico e quindi studia il moto dei pianeti, i rapporti che i pianeti costituiscono tra loro e così via. Quindi vabbè, insomma, lui aveva insegnato Bruno in questi viaggi che tu ricordavi, aveva insegnato Tolomeo soprattutto nell'opera della Sfera Mundi di Sacro Bosco, ma poi dopo era naturalmente, giungendo poi a Parigi, era passato all'arte della memoria e quindi poi alle altre opere. Va bene, speriamo di, anzi, con la certezza di aver incuriosito anche i nostri spettatori per seguirti tra 15 giorni, quando approfondiremo questi aspetti accennati veramente interessanti di Giordano Bruno. Direi che a questo punto possiamo salutare e darci appuntamento tra due settimane. Sergio, che dici? D'accordo, allora a tra 15 giorni e tra 15 giorni a presto, buona giornata a tutti, arrivederci.